Rosalia alpina è un insetto che appartiene al gruppo dei saproxilici, cioè specie legati almeno in uno stadio del proprio ciclo vitale al legno di alberi senescenti o morti, ancora in piedi o caduti al suolo. È presente in quasi tutte le regioni italiane dove vive in foreste mature di faggio. Si riconosce facilmente per il suo colore azzurro celeste, con evidenti macchie nere sul torace e sulle elitre. La larva si sviluppa nutrendosi di legno di faggio, scavando gallerie nelle parti morte del tronco di alberi ben esposti al sole. Lo sviluppo si compie in genere in 3 anni. Gli adulti compaiono ad inizio estate e sono attivi soprattutto nelle giornate soleggiate. Rosalia alpina è ritenuto il cerambicide europeo più elegante ed è una delle specie simbolo delle foreste vetuste di faggio, ma la sua sopravvivenza è oggi minacciata dall'utilizzo che tradizionalmente si è fatto delle foreste di faggio in Appennino. Queste qui di fronte sono le pareti della Val d'Ozola, quelle balze rocciose sono localmente chiamate gli schiocchi e qui possiamo vedere alcuni nuclei di faggio mai tagliati, proprio perché si trovano su queste pareti pressoché irraggiungibili, e in alcune di queste piante abbiamo trovato segni di presenza di Rosalia alpina. Il suo habitat preferito sono le faggete vetuste e saltuariamente si può trovare anche su altre latifoglie come acero, salice, castagno e querce. La femmina depone le uova dentro alle fessure del tronco. La larva scava delle cavità e vive 2 o 3 anni e poi esce fuori da dei fori ovali caratteristici. Questo è un foro di sfarfallamento di Rosalia alpina. Per quantificare la popolazione di Rosalia alpina, noi utilizziamo la tecnica della marcatura fotografica. E questo perché le macchie sulle elitre di questo insetto sono diverse da individuo a individuo. Quindi in laboratorio o in ufficio andiamo a fare un'analisi di tutte le fotografie, così capiamo se abbiamo catturato lo stesso individuo oppure no. Obiettivo del progetto Life Eremita è quello di creare condizioni di maggiore disponibilità di alberi habitat per la specie, favorendone la presenza in ampie porzioni di boschi di faggio. La presenza di specie di insetti saproxilici in bosco è infatti indice di complessità biologica e quindi di maggiore capacità di reazione e di resistenza delle foreste nei confronti di minacce come quella imminente dei cambiamenti climatici. Salvare Rosalia alpina significa contribuire a salvare le foreste e i loro servizi ecosistemici.